mnews.it Channel. L'informazione ha una sua prospettiva. Almeno venisse lui, tanta divisa ce l'ha lui. Francesco Rattà, sono il vice dirigente della squadra mobile di Reggio Calabria e mi occupo anche della sezione criminalità organizzata. Alla mia destra il dottore Stampacchi, che conoscete già, è il vice dirigente della sezione criminalità organizzata. Il dottore Palermo lavora alla divisione anticrimine e sovrintende in questo momento alla squadra Volanti. Quindi Mobile e Volanti hanno operato sia pure in maniera disgiunta su diversi territori, conseguenti risultati che da qui a breve vi esporremo. Sul versante tirrenico la sezione criminalità organizzata ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei favoreggiatori di Gallo Rocco Gaetano, un uomo della Costa Bellocco che, come ricorderete, abbiamo catturato il 28 di aprile in agro del comune di Candido, all'interno di una azienda che era stata messa a sua disposizione appunto per trascorrere la latitanza da Virgilio Rocco, uno dei due odierni arrestati. Dunque, Virgilio Rocco e Morabito Vincenzo, favoreggiatori tratti in arresto in flagranza di reato quel pomeriggio del 28 di aprile, tratti in arresto successivamente in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palmi a seguito della contestazione dell'aggravante dell'articolo 7, ovvero della aggravante che prevede la metodologia mafioso, comunque l'aver agito per agevolare la cosca mafiosa, in questo caso la cosca Bellocco, ai due è stata rinnovata la misura cautelare in carcere da parte del GIP di Reggio Calabria su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Sul versante ionico, durante la notte sono stati tratti in arresto, costoro da liberi, due esponenti della criminalità organizzata di San Luca di primissimo piano, Strangio Giovanni e Marmo Achille. Sono soggetti pregiudicati che a voi sono oltremodo conosciuti, perché i loro nomi sono legati ad operazioni di polizia giudiziaria di grossissimo respiro, nonché a fatti delittuosi di grandissima importanza. Strangio Giovanni è stato portato in carcere perché nei suoi confronti è stata disposta la custodia in carcere, invece Marmo Achille ai domiciliari, quindi una misura meno afflittiva del carcere, ma comunque sempre restrittiva della libertà personale. Costoro sono stati tratti in arresto in esecuzione di una ordinanza di ripristino della custodia cautelare che era stata emessa dal Tribunale della Libertà a seguito di un ricorso fatto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, e a seguito della definitività di questa ordinanza che è stata sancita dalla Corte di Cassazione, i due sono finiti, uno in carcere e l'altro ai domiciliari. In sostanza è successo questo, che i due erano stati condannati ad 8 anni di reclusione nell'ambito dell'operazione Feida 1, una condanna che era stata inflitta in primo grado ed era stata poi convalidata anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. Nelle more però, essendo trascorsi i termini massimi per la custodia cautelare, evidentemente erano stati posti in libertà. La Procura Generale aveva richiesto nuovamente la misura cautelare in ragione delle pesanti pene che avevano subite, era stata denegata questa misura cautelare, sicché la Procura aveva fatto ricorso al Tribunale del Riesame, interponendo appello. Il Tribunale dell'Appello ha dato ragione alla Procura Generale e quindi poi la parte ha fatto ricorso in Cassazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso dando ragione alla Procura Generale e quindi sostanzialmente all'autorità giudiziaria inquirente, ed essendo divenuta definitiva questa sentenza li abbiamo tratti in arresto stanotte. Quindi due richiami importantissimi. I fatti noti che si sono susseguiti a San Luca ormai credo da un ventennio, fino alla tristemente nota strage di Duisburg, a cui sono collegati anche questi nominativi, dunque l'operazione Feida, sulle quali qualche parola prego il collega di spendere, essendo qui lui al momento dei fatti, essendo io subentrato qui alla squadra mobile soltanto da 3 mesi. Dopodiché la parola la passiamo al collega della squadra Volanti per esporre
brevemente i risultati conseguiti dagli uomini che operano in divisa sulle nostre macchine, sul nostro territorio. Sì, i due arrestati di stanotte, Strange Giovanni e Marmachilla, erano fratelli, sono fratelli di due vittime della strage di Duisburg. Come sapete, questo evento omicidiario si è verificato alle 2 di notte del 15 agosto 2007, durante il quale hanno trovato la morte i rispettivi fratelli, Marco Marmo e Strange Sebastiano. In particolare Marco Marmo era uno degli affiliati di spicco della federazione Votari Pelle Romeo, che è in contrapposta dal 91 a Nitta Strangio, ed era incaricato dalla Cosca di portare armi ad elevato potenziale anche in Germania. Poi le indagini si sono proseguite con l'ulteriore arresto di 10 esponenti della Cosca nel 2010, e ancor prima, come sapete, con la cattura dei latitanti della faida di San Luca, quindi Strange Giovanni, Romeo Francesco e Mirta Giuseppe. Quindi sono due soggetti di assoluto spessore, che si inquadrano proprio nell'annosa faida di San Luca, che ha visto protagonista questa scorrobile con rilevantissime attività di contrasto che si sono anche proiettate in campo internazionale. Una curiosità: proprio Strange Giovanni era contitolare del ristorante del Bruno di Duisburg, unitamente al fratello Sebastiano, che è stato teatro proprio dell'evento omicidiario probabilmente più importante di questi ultimi decenni. I due che sono stati tratti in arresto sono per associazione mafiosa. Sì, entrambi sono per associazione di stampo mafioso. Aggiungo che ovviamente le due operazioni, quella sul Tirreno e quella sullo Ionio, sono state condotte dalla squadra mobile sezione criminale organizzata in perfetta sinergia e collaborazione con i commissariati distaccati nostri, che sono per lo Ionio Bovalino e per il Tirreno il commissariato di Gioia Tauro. Sì, un grazie ai colleghi, un grazie anche da parte mia a voi per la preziosa presenza qui oggi. Registriamo anche dal lato della prevenzione, dell'attività preventiva e controllo del territorio, ancora un risultato positivo da parte della squadra volante, l'Ufficio Professionale del Soccorso Pubblico, che nella nottata, appena trascorsa, ha tratto in arresto tre rumeni colpevoli di tentato furto aggravato. Diciamo che il successo di tale attività è l'ennesima prova che una buona attività di prevenzione e di controllo del territorio passa necessariamente sull'unione di due componenti. Da un lato la collaborazione del cittadino. Io non mi stancherò mai di dirlo, l'ho ribadito anche in precedenti incontri che abbiamo avuto, lo ribadisco anche quest'oggi. La collaborazione del cittadino è preziosa con le istituzioni e ci consente di addivenire a determinati risultati. Spesso la lotta, in questo caso ai reati predatori, noi sappiamo insomma essere tristemente sentiti da parte dell'utenza, da parte della collettività, non fosse altro perché potremmo essere tutti potenzialmente vittime. E dall'altro lato, l'altra componente da rilevare è certamente l'occhio attento e vigile di operatori evidentemente preparati, che fanno del controllo del territorio, del monitoraggio delle persone, fanno il loro pane quotidiano. La Giolabbe è un territorio insomma difficile anche da questo punto di vista, però gli operatori sono abbastanza preparati, hanno l'esperienza la cultura del territorio per poter sicuramente fare bene. In questo caso, durante la notte, transitando una volante in via Monsignor De Lorenzo, che dovrebbe essere una via parallela alla via De Nava, e i poliziotti hanno individuato tre soggetti che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un negozio di parrucchiere, dovrebbe essere Sebi Staff, o meglio, mi correggo, Sebi Academy,
nella fattispecie uscivano da un vicolo, che è adiacente alla strada, principale. Immediatamente i poliziotti sono insospettiti dell'atteggiamento avuto dai tre soggetti e hanno proceduto allo stesso controllo. I soggetti, nemmeno a farla apposta, si sono mostrati immediatamente insofferenti al controllo di polizia, soggetti che già erano noti alle forze dell'ordine per piccoli precedenti in tal senso. Sono due uomini e una donna, classe 78, 79, 85. E immediatamente all'interno del vicolo gli stessi poliziotti, dopo aver eseguito la perquisizione addosso alle persone, tenete presente che nei confronti di una delle quali è stato rinvenuto un paio di pile, di lampadine, c'era un borsone aperto a terra con tutta una serie di utensili atti allo scasso, quindi il classico piede di porco, c'era una sega, vari cacciaviti di varia misura, dei guanti in lattice, evidentemente, insomma, tutti strumenti che non possono che servire che ad un unico scopo. Ovviamente è stato nel contesto del medesimo controllo, si è subito notato che la porta principale e quella anteriore, o meglio quella secondaria, quella che dava proprio nel vicolo, era palesemente forzata, cioè presentava dei segni di effrazione anche ad occhio nudo. È stato chiesto immediatamente l'intervento della polizia scientifica, che ringraziamo per la preziosa collaborazione. È stato chiesto ovviamente rintracciato il proprietario dello stesso esercizio commerciale, che ha confermato che la sera prima aveva regolarmente chiuso il negozio senza rilevare nulla di particolare, ha confermato e formalizzato la denuncia per i fatti che vi sto a raccontare, a formalizzare la denuncia nei confronti di questi tre soggetti, che immediatamente sono stati condotti in questura e tratti in arresto. Stamane ci sarà il giudizio direttissimo messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non avevano rubato nulla? No, non avevano. È stato proprio l'intervento, insomma, evidentemente preventivo. Dal vicolo controllando che preventivo, sì. Evidentemente dopo poco la donna di che età, di classe? Chiedo scusa, sì. Io ho fornito. Adesso daremo una nota. Daremo una nota. Pure il file, se... Vi do subito le classi di nascita: 78. 79 i due uomini e 85 la donna. C'è stata qualche segnalazione da qualche cittadino o solo durante operazioni di controllo? No, in questo caso è stato con attività di controllo. Sì, con attività di controllo. Ovviamente poi è stato richiesto l'intervento dell'interessato, però come prima, spesso e volentieri il cittadino che ci consente di operare bene e di contrastare i reati appunto predatori. Per me non c'è altro. Grazie. Se non ci sono domande, poi comunque voglio dire la nota stampa è abbastanza nutrita, vedo. Vi daremo anche il file di questa. Se ci saranno infatti delle foto, tra l'altro, con i soggetti, con gli utensili che sono stati rinvenuti e sequestrati. Poi a loro indirizzi mandiamo le foto degli arrestati di mafia, le foto degli arrestati della criminalità di fuoco. All'ufficio stampa c'è Stefano Pane, insomma, e compagnia che ha. Va bene, ancora grazie per essere intervenuti. Grazie. Come? Mando il file del comunicato complessivo. Sì. Grazie, buongiorno. Allora, questo... mnews.it Channel, l'informazione ha una sua prospettiva.